Diaduit a tutti, come state? È due o tre video almeno che vi parlo di un'idea che non mi sta arrivando. Però oggi, mentre sto girando, ho visto un tag strafigo e super figo che voglio rifare. E nel frattempo, ragazzi, accecatelo. Ma prima di iniziare con il tag, voglio dirvi che questo è il primo video che io giro con un cavalletto che mi ha regalato il Conte Max. Quindi saluto e abbraccio con tutto l'affetto possibile. E infatti penso che mi stiate vedendo da una prospettiva diversa. Voi non vedrete niente perché non vedete manco la macchinetta, però lo volevo condividere con voi. Il tag in questione l'ho visto da la Cristina, che saluto, ciao bellissima, ed è stato creato da la Cristina stessa in collaborazione con My Little Crocodile per gli amici Susanna. Quindi grazie anche a te Susanna, perché mi è piaciuto moltissimo questo tag, e tra poco vado a vedermi il tuo, che non ho ancora visto perché avevo troppa voglia di rifarlo. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo con le domande. Cosa ne pensi del matrimonio? Allora, io trovo poche persone che la pensano come me, ma il mio pensiero è diviso in due. Da una parte, io mi voglio sposare, però sono anche per il diritto a non sposarsi. Perché? Perché o ce l'abbiamo per bene la libertà di scelta, o non ce l'abbiamo per niente. Se io avessi un amico o un'amica nella realtà che viene da me e mi dice non mi voglio sposare, io gli direi va bene, va benissimo, d'altronde se non è una cosa che senti, perché la devi fare? Il problema, perlomeno dell'Italia, io parlo, qual è? Il problema è che se... E purtroppo non c'è differenza tra gay e etero, o meglio c'è, ma se è sottile arriva, ve la dico alla fine. Se tu, persona X, non vuoi sposarti, tuo marito, tua moglie, tuo compagno, tua compagna prende una botta in testa e non ha dato disposizioni prima, l'ospedale in Italia non è tenuto a darti informazioni. A me sta cosa fa rabbrividire. Cioè, ammetti che magari te non vai d'accordo per un motivo o per un altro con i parenti del tuo compagno o della tua compagna, e che quindi non ti fanno sapere niente, cioè te la prendi mille volte in quel posto. Ed è per questo che andrebbe tutelato sia il diritto a sposarsi, che io voglio, e sia il diritto a non sposarsi, che altre persone potrebbero volere. Cosa ne pensi dell'adozione di bambini alle coppie omosessuali? Allora, penso che non dovrebbe costituire nemmeno un'opinione al giorno d'oggi, perché ognuno ha diritto di fare come cavolo gli pare. Io non adotterei, ma un po' per lo stesso motivo che ha detto Cristina nel suo video, magari ve lo lascio. Non adotterei perché penso che possa dipendere almeno in buona parte da quello che ho ricevuto io. Però c'è anche un altro motivo in realtà, non so se Cristina lo condivide oppure no. L'altro motivo è che io penso che ci troviamo in un mondo altamente di merda, e quindi non me la sentirei di introdurre un bambino in questo mondo di merda, nemmeno se avessi il compagno e le possibilità economiche per adottare o per operare la gestazione per altri, o utero in affitto, come vi pare, chiamatela come vi pare, tanto è la stessa cosa fondamentalmente. E qui ci possiamo agganciare alla domanda numero 3, che mi chiede appunto cosa ne penso dell'utero in affitto. Lo sapete qual è l'unica cosa che non sopporto dell'utero in affitto? Gli opinionisti del cazzo non richiesti. Nel senso, se una donna ha l'utero che funziona, ha voglia di prestarlo per questa pratica, perché non lo deve fare? Perché? Mi spiegate perché? Allora, voi decidete, maschioni miei cari, se volete avere figli e non volete averne, se volete un uomo o una donna fissa, o volete cambiare in una settimana, perché la donna non può decidere cosa accidentaccio fare del suo utero?
Anche qui, secondo me, non ci dovrebbe essere pro e contro. Bisognerebbe che ognuno facesse come accidente gli pare. Cioè, non mi piace. Con molte persone ho anche discusso perché erano in questo incasellamento rigido tra pro e contro. Ma se una donna vuole farlo, la domanda è perché no? Perché no? Mi è piaciuto subito questo tag perché non vedevo l'ora di dirle queste cose. Ora sembra diventata una moda quella di essere contro l'utero in affitto, perché sì. Ora, fin tanto che lo dice una donna, mi può anche star bene, perché bene o male, magari ha già avuto delle gravidanze, magari sa cosa vuol dire. Però perché no? Io ho anche un po' bacchettato Cristina perché dice sono una brutta persona perché non voglio figli. Ma dove sta scritto che una donna deve avere per forza l'istinto materno? Può anche non averlo. Dove sta scritto? Io non ce l'ho l'istinto materno, per esempio. Non ce l'ho. Cioè, non voglio avere figli, ho anche spiegato perché prima. Perché una donna deve avere per forza l'istinto materno solo in quanto donna? Questo è maschilismo al mio paese. Vabbè, andiamo avanti se non sto a parlare per mezz'ora. Cosa ne pensi di Dio? Allora, io sostanzialmente rispetto tutti i tipi di fede possibili. Smetto di rispettarla nel momento in cui viene intaccata la mia. Non sono cattolico, non credo in Dio per come lo concepisce la Chiesa, quindi di riflesso non vado nemmeno in Chiesa. Ho una mia spiritualità che prende liberamente spunto dalla Wicca. Cioè, non è che io celebro tutti i riti, festeggio tutti i solstizi, tutti gli equinozi, semplicemente prendo qualcosa, cosa che si può assolutamente fare, non è come altre religioni, che, perché magari se non osservi questa cosa non sei del tutto credente, del tutto praticante. Uno prende quello che lo fa star meglio e ne parlerò in parte nei tre paranormal, tre tipi di video paranormali che ho girato. E che non so quando caricherò, perché non so, forse carico prima questo, vediamo. E quindi ho questa mia spiritualità che non comprende credere in Dio, però non ho nessun problema a rapportarmi con altri tipi di credenti, basta che rispettino me, ecco. Anche nelle mie conoscenze ci sono cristiani, cattolici, alcuni perfino praticanti, eppure non mi hanno dato nessun fastidio e io non do fastidio a loro. Cosa ne pensi dei politici? Possiamo passare alla domanda successiva, perché è una di quelle domande che proprio, per cui proprio non riuscirei ad essere carino e simpatico. Ecco, no. Facciamo così, dico solo una cosa. Penso che gli omosessuali e i transessuali siano l'argomento di distrazione preferito dei politici in questo periodo storico. Dico solo questo e qui mi fermo, perché veramente sennò scadrei in delle risposte che è meglio non dare su un video che andrà su YouTube. Ultima domanda prima del tag: cosa ne pensi dei social network? Allora, come ho già detto in altri video, a me i social network hanno cambiato la vita da un certo punto di vista in un periodo particolare. Però il mio rapporto attuale è quello di amore e odio. Perché? Perché a volte vorrei davvero staccarmi, eppure non so che cazzo fare. Scusatemi la caduta di stile, ma quando ci vuole ci vuole. Perché comunque se sto facendo un corso che non mi occupa tanto tempo, però magari me ne vanno meglio qui là, non lo so. Non occupandomi tanto tempo, cercherei volentieri un lavoretto per essermi impegnato, però non lo trovo. E quindi mi sto allegramente rompendo le scatole, diciamo così. E a volte odio i social network, mi prende la repulsione perché sento la necessità di fare altro, il bisogno di fare altro. E quindi così è molto altalenante la cosa, dipende da come mi alzo la mattina, dipende da come è la giornata, dipende. Infine, il tag chiede appunto: tagga chi pensi che farà questo tag. Allora, vediamo chi è che non ho mai taggato. Ah, ecco,
Io voglio taggare le mie ziette del canale Ricette in pochi minuti, Mirella e Clara, che so che sicuramente vedranno questo video. Non importa di dare per forza la stessa risposta se una delle due avrà un'opinione diversa di una qualsiasi di queste cose, potete anche rispondere insieme nello stesso video, tanto ormai ho visto che siete diventate delle piccole maghe a montare, cioè. Fate meglio di me, ragazze. Quindi va bene. Ah, voglio taggare Lucy Dolce Bandina, che te ne ho messi gli altri, non so in che ordine arriveranno. E facciamo che taggo anche Ciro Foc, basta così. Quindi il video è finito dopo che vi ho detto tre volte l'ultima domanda per varie vicissitudini, ma taglierò zac zac per non farvelo durare troppo. Vi lascio i canali che ho citato prima con una particolare menzione al conte Max, grazie al quale abbiamo il cavalletto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.